padre Giosuè, nasce da quesiti esistenziali che tutti noi ci portiamo dentro e che ci attraversano, sia da quando eravamo piccoli sui banchi di scuola, sia sui testi liceali, sia crescendo, eccetera. Tre domande che si intersecano, ma chi sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Questa è la risposta a queste domande, chiaramente è una risposta che impiega una vita di pensiero, di riflessioni, di ricerca, e poi non si arriva mai a un punto di chiusura. E questo che può sembrare disturbante e anche inquietante, perché al di là di una lunga ricerca uno si aspetta di arrivare a una fase di conoscenza, non c'è. In realtà è la chiave proprio della crescita della persona. Perché? Perché si cresce in termini spirituali, si evolve attraverso il dubbio, attraverso il dubbio, attraverso la continua ricerca di sé e il mettersi in discussione costantemente. Perché? Perché la vita è il movimento. Il movimento non è statico, per cui quello che è oggi, come diceva Eraclito, non è più quello che sarà domani. Attraversiamo sempre esperienze diverse e quindi ogni volta dobbiamo rimodulare la nostra conoscenza. Se ci fermassimo a un'idea di approdo, questo starebbe a significare che la nostra ricerca è finita. Quindi, in un certo senso, vuol dire che siamo fuori gioco, perché la ricerca continua per tutta la vita. Siamo esseri in cammino, siamo anime in cammino, la ricerca ci attraversa per tutta la vita. E quindi un libro che racconta una ricerca di sé, un'esperienza spirituale che parte da una ricerca di tipo storico, antropologico, è una ricerca anche esperienziale, cioè sul campo, attraverso contatti diretti con persone, per esempio, di altre religioni. Quindi anche a casa sua io ho incontrato buddisti, ho incontrato induisti, lui stesso ha girato il mondo, per cui è vissuto molto nel Medio Oriente, quindi ha un'esperienza di cultura araba. Per cui tutto praticamente lo ha condotto verso la formulazione di un pensiero personale che desse una risposta a quei quesiti che io ho enunciato primariamente. Il libro quindi è costruito mettendo insieme vari elementi che si intrecciano. In pratica c'è storia, c'è un po' di fantascienza, c'è disciplina esoterica, c'è pensiero quantistico, ma ci sono anche delle discipline, ma anche delle conoscenze scientifiche. Nessuna si esclude, tutte si intersecano, si affacciano, si confrontano con conclusioni personali. Detto questo, quindi nel libro si ritrovano elementi di storia egiziana, la storia biblica, del mondo, anche fantasie personali, perché no? Perché la fantascienza alimenta la fantasia personale. Tutto alla luce però rivisitato di queste nuove informazioni quantistiche, scientifiche, che comunque sia non si allontanano da quello che rimane un discorso esoterico e spirituale. Uno degli ultimi libri che adesso viene propagandato e proposto porta il titolo, cioè La scienza prova, ha trovato le prove dimostrabili dell'esistenza di Dio. D'altro canto, il famoso dilemma, la vexata quaestio, fede, scienza, si elidono, si escludono, si affiancano, diciamo che a livello generale è stata superata, perché oggi i due campi di ricerca si incontrano, nel senso che lo scienziato vero, quello che lavora sulla ricerca scientifica, la dimostrazione scientifica, arriva a un momento del suo pensiero che deve fermarsi,
Deve fermarsi perché la scienza procede per esperimenti, per dimostrazioni pratiche, per dati concreti. Ma il primo anello della catena non è concreto, cioè non è sperimentabile scientificamente. Siccome diceva Popper che non è scienza ciò che non può essere verificato e riprodotto in laboratorio, la prima idea dell'essere non può essere né replicata né riprodotta in laboratorio. Quindi, seguendo la teoria popperiana, non può essere scientifica. Ecco quindi che partiamo da un presupposto che elude il sapere cognitivo scientifico e quindi esprime un pensiero, un'idea che non può essere dimostrata. E quando qualcosa non può essere dimostrato, deve essere semplicemente accettato, creduto, intuito. E qui è il campo della fede, che uno vive e interpreta in maniera diversamente personale, ma è comunque quello. Ed è quella che possiamo semplicemente chiamare all'Einstein intuizione primaria. Possiamo chiamare intuizione primaria, ma è quella, l'anello da cui parte la catena. È il libro quindi pieno di curiosità, cui si legge proprio sullo stimolo di sapere, di riagganciare, di andare, di fare, eccetera. Come dicevo prima, non si arriva a una risposta ultima del tipo è così, non si può dire, perché siamo umani e l'umanità, per quanto l'umanità riproduca il tutto in senso olografico, cioè nel piccolo c'è cioè il grande secondo la teoria di Ernest Registo, così in alto, così in basso, c'è sempre un principio ineludibile che dice la parte non può contenere tutto. Ed essendo noi una parte dell'universo, non possiamo contenere le conoscenze dell'intero universo. Ecco quindi che il discorso rimane necessariamente aperto. A questo punto io procedo rivolgendo alcune domande, mi scusi perché io le stavo leggendo alle spalle. Lei mi sta dietro come il cancello. Grazie, no, mi sposto io. Allora, possiamo rivolgere alcune domande a Luigi, poi attraverso queste domande espanderemo il discorso verso altri argomenti. Poi, alla fine, poi do la parola a lui, cioè lui parla, è il turno tuo, quindi si esprime completando quanto io ho già esposto. A conclusione sarebbe auspicabile che qualcuno dei presenti porga delle domande, perché sicuramente le curiosità saranno tante, come sono venute a me, come sono venute a chi ha avuto in mano il libro, e verrà il desiderio di confrontarsi e di vedere come si conciliano tutte queste belle informazioni che adesso riceveremo. Allora io comincio dal titolo a chiedervi, cioè logicamente il titolo è un po' sempre la chiave, è come la chiave per la casa, il titolo è la chiave del libro. L'autore lo pensa sempre per anticipare la scrittura, è un biglietto da visita in pratica, anche se il titolo spesso viene cambiato dall'editore, cioè l'autore spesso propone un titolo e fa accadere che l'editore non condivida quel titolo, che lo trovi banale, poco commerciale, quindi può accadere che l'editore metta un titolo diverso. Però questo titolo mi risulta che sia tuo, è il titolo che tu hai pensato e che è stato apposto al libro. Allora, l'albero di Gesù, ecco, partiamo subito con riferimenti storici biblici. Giosuè è un personaggio biblico. L'albero di Gesù è un albero particolare che praticamente mostra in alto le radici, cioè le radici che solitamente attecchiscono sul terreno e si vedono sui rami, quindi i fiori, come fiori, come cespuglietti. Allora, questo ti ha suggerito qualcosa che adesso ci racconti. Allora, ero quasi alla fine dell'opera e non sapevo che titolo dare. Ogni tanto mi capita delle notti che non chiamo insonne, ma che ci sono tante cose da fare, da programmare, e
che magari fuori dalla quotidianità degli impegni mi permette di pensare. E avevo una voce che diceva Joshua 3, Joshua 3, l'inglese è l'albero di Joshua. Mi ha incuriosito. Ho fatto una ricerca e viene fuori da una leggenda, perché la leggenda è tutto ciò che accosta un fatto storico a un fatto non istituibile, ad un fatto non riscontrato. Dice che Giosuè, dopo la conquista di Gerico, si trasferì in America. In una parte fra la California e il Texas, clima torrido, dove nasce questo albero, si sviluppa e gli diede il nome di albero di Giosuè. Perché mi colpì? Perché l'albero di Giosuè è l'unica pianta che all'inizio da giovane i fiori crescono e i rami si sviluppano verso l'alto. Poi, man mano che cresce, altri fiori sviluppano i rami verso terra. È come se l'albero cercasse una complicità di contatto tra quello che è nel cielo e quello che è. Allora ho accomunato l'Homo sapiens, lecce homo, diciamolo, a un contenitore dove la sua parte più spirituale è alla ricerca di un corpo materiale nel quale stare e con il quale comunicare. Questa è la ragione del. Il simbolo che tu vuoi proporre, simbolo praticamente di questa pianta che congiunge cielo terra. Di questo rapporto fra quello che è il cielo e per noi rappresenta qualcosa di sacro e quello che è l'esigenza della. La materia. Sì. Allora, dicevi giustamente prima che è una leggenda. La leggenda si distingue dal mito per il fatto che il mito, mitos, è un racconto completamente fantastico. Cioè, quando gli antichi, quando i classici volevano spiegare degli eventi inspiegabili, che potessero essere di natura teologica, di natura scientifica, eccetera, inventavano delle storie, creavano delle divinità che ponessero praticamente un'origine fantastica dell'evento. I miti sono stati molto importanti proprio per interpretare la storia dell'umanità. La leggenda, invece, la legendus, leggere, cioè che deve essere letta, è una rilettura fantastica di un elemento reale. Quindi la leggenda nasce sempre da un elemento reale, cioè non è una storia che si inventa tout court, ad hoc. Quindi probabilmente questo personaggio, Giosuè, potrebbe essere andato in America, o perlomeno non è andato in America, ma in America era conosciuto, se ne parlava, per cui a un certo punto hanno dato il suo nome a questa pianta che nasce in America. Cioè, Vedi, hanno fatto. Franca, l'importante non è se Giosuè è stato in America No, o quindi è meno. il simbolo della pianta. L'importante è una pianta che comunica con il cielo. Quello abbiamo detto, E certo. questo è importantissimo. E poi, logicamente, adesso parlerò di alcuni argomenti che sono legati magari non direttamente al libro, ma sono quelli che mi hanno spinto per scrivere il libro. Perché tu già, da questo, come hai detto prima, questo percorso di ricerca l'avevi in itinere da molto tempo, quindi, mettendo insieme tutte le informazioni che potevi reperire sia sul piano fantascientifico, sia esoterico, sia quantistico, sia religioso, sia spirituale, eccetera, quindi hai tracciato un tuo percorso. Allora, premetto, io mi sento uno scrittore fantascientifico, ma anche uno scrittore esoterista,
è che in ogni mio libro c'è sempre dell'esoterismo. La parte fantascientifica l'ho ereditata fin da quando ero bambino. Io passavo le serate estive sdraiato sull'erba dietro la campagna di casa mia e stavo lì forse ore, non lo so, a fissare le stelle che mi ammiccavano con tutta la loro brillanza. E ho sempre desiderato di che un giorno possa andare su e scoprire cosa si nascondesse sotto questa immensità di sé. Questa vita non l'ho potuto fare, ma chi ci governa, chi regge con rettitudine e saggezza ogni forma di vita di quest'angolo dell'universo conosciuto, forse in una delle prossime vite farà in modo che questo sogno si realizzi. La parte invece esoterica l'ho ereditata con il mio lavoro, perché io ho girato il mondo realizzando progetti per la cooperazione internazionale, Africa, Sud America, Estremo Oriente, e sono stato in contatto con culture e con religioni diverse da quelle alle quali io appartengo. Quindi, quando si parla di esoterismo, si parla di dottrine segrete che in passato non esistevano scritte. C'era la comunicazione verbale, cioè se uno aveva la fortuna di conoscere una guida spirituale, questa guida, in occasione di certi incontri, gli faceva conoscere delle verità riservate. Allora, io vi parlerò brevemente di alcuni argomenti, ma tutti questi argomenti hanno un leitmotiv, che è il mistero della vita. Perché nasciamo, che senso ha esistere e che sarà di noi dopo la morte. Queste tre domande hanno unito e anche allontanato nei secoli, nei millenni, i miti, le religioni, le leggende, la scienza. Questa è la realtà. Quindi io mi sono trovato a dover pensare a come collocare questi argomenti. Alcuni sono basati su formulazioni scientifiche, quindi sono incontrovertiti. E come la Chiesa c'è un dogma, così è. Altri invece sono frutto di mie considerazioni e convinzioni personali, che possono essere condivise o meno. Io, quando mi confronto con il pensiero di qualcuno, tengo presente due aspetti. Il primo è una persona davanti a me, diversa per estrazione sociale, diversa per cultura familiare e diversa per esperienze di vita vissute. Questo qui. Poi penso a Sant'Agostino, che amava dire gli amici con le loro lodi molte volte pervertono, mentre i nemici con i loro suggerimenti molte volte correggono. Quindi nella vita si può crescere anche perché ci sono persone che la pensano diversamente. Allora, il primo argomento che tocco è la vastità del corpo. Se vogliamo dare una misura, vi do due numeri, 2 e 180. 2 millimetri è la vastità del nostro sistema solare. 180 chilometri è la vastità
della nostra galassia, la Via Lattea. Ora, se vogliamo dare una dimensione al cosmo, dobbiamo partire da un'unità astronomica che misura la distanza della luce, che sono radiazioni elettromeccaniche, per arrivare in un altro punto dell'universo, ed è l'anno, l'anno luce è 9.461 miliardi di chilometri, un anno. Allora, dando una dimensione in base alle nozioni scientifiche che sono nelle nostre mani, il sistema solare ha un diametro di appena un anno. La Via Lattea 100.000 anni. Il gruppo locale, che comprende la galassia di Andromeda, la Via Lattea e la Terra locale formata da tante altre piccole galassie, 10 milioni di anni luce. All'inizio ci hanno insegnato a chiamarlo Big Bang, quando ha avuto origine il cosmo, c'era il vuoto assoluto. Da questo vuoto ci sono mosse, masse enormi di energia densa, insieme a masse enormi di energia meno densa. In quella densa sono nate le galassie, le costellazioni, gli ammassi stellari, i sistemi solari, e in quella vuota è rimasta vuota, ma è tenuta insieme dalla materia oscura, che non è visibile perché non emette radiazioni elettromagnetiche, ma solo effetti gravitazionali. Allora, per concludere, l'universo conosciuto, cioè quello che ci appare attraverso la luce, lo chiamo per questo conosciuto, osservabile, è 93 miliardi di anni. La materia oscura, che è il 95% del cosmo, 1761 miliardi di anni. Allora, se ci mettiamo seduti, prendiamo un foglio di carta e una penna e cerchiamo di scrivere questi numeri, rimaniamo sconcertati di quanto sia vasto tutto ciò che ci circonda. E non finisce, perché secondo le ultime teorie cosmologiche, il cosmo è in continua espansione, per cui questi numeri sono destinati ad aumentare. Una domanda che mi sono... Hai alluso a diverse realtà di pensiero. Una, vabbè, comincio dall'ultima. Questo Cristo che dice in 3 giorni distruggo il tempio e lo costruisco. Tu hai fatto riferimento ai 3 status, no? C'è la vita morale, sociale e spirituale. Ma nel concreto cosa volete dire? Cioè, chi è Cristo in questo contesto e che cosa intende con questa simbologia dei 3 giorni? Qui entriamo in un argomento molto delicato. È come se io chiedo a una persona perché hai votato. Difficilmente te lo dice. Difficilmente. Perché parli di 3 giorni riferendoti a 3 condizioni? Esatto, perché la conoscenza divina, la conoscenza del valore della parola di Gesù Cristo, la puoi soltanto capire se sei maturo a capire i suoi messaggi. Se noi non abbiamo una famiglia forte, se noi continuiamo a mandare a rappresentarci persone che non hanno cultura, non hanno consapevolezza sociale, ma cosa vuoi che ci rappresenti? Noi quando diamo un voto a una persona che gestirà l'educazione dei nostri figli a scuola, la nostra sanità, il nostro lavoro.
Quindi in pratica, scusa, cioè in pratica tu intendi dire che Cristo rappresenta la condizione di cambiamento che deve avvenire perché questa situazione attuale è deficitaria su questi tre livelli, vuol dire questo? Esatto, come ad esempio l'ONU. L'ONU non ha forza, perché basta un componente, uno Stato forte che mette il veto ed è paralizzato. Sì, può mandare qualche mezzo bellico, uomini con il casco blu scritto ONU, ma non risolvono i problemi che affligge l'umanità. L'ONU non riesce a risolvere i problemi fra libanesi e fra palestinesi ed ebrei. Questi due popoli, figli di un unico padre, Abramo, si sono massacrati per millenni. Gli antichi filistei sono i palestinesi di oggi, perché palestinesi in arabo si dice Filistin, Filistin. Capisci? Quindi ci vuole un governo mondiale che ha la forza di dire basta, noi ci occupiamo di politiche internazionali, noi ci occupiamo di interventi militari, voi stati sovrani continuate a gestire nell'ordinaria amministrazione la vostra vita. E come lo Stato americano, ci sono tanti stati che possono avere leggi diverse, ma chi comanda è lo Stato federale, punto e basta. Se noi non arriviamo a questo, non arriviamo alla conoscenza divina. Quando ero ragazzo, frequentavo Roma, avevo il figlio di un eminente, un barone della chirurgia romana, che diceva: sono ateo. Io sai che gli dicevo, vivi male, perché chi crede in qualcosa vive meglio, sa che non è solo nell'affrontare le difficoltà. Tu vivi malissimo, infatti si è suicidato. Io sono ateo. Io sono stato un sufi che mi ha insegnato due cose importantissime. Questa mistica sufi. Il concetto di equilibrio instabile è che l'uomo da quando nasce fino alla morte cammina sempre. Equilibrio instabile, che vuol dire? Vuol dire che io in questo momento sono quello che sono grazie alle mie esperienze di vita. Se mi accade qualcosa di brutto o di bello, il mio equilibrio cambia. E lo devo rigenerare. E siccome l'unica cosa certa su questa vita è il cambiamento, perché tutto cambia, niente rimane fisso, allora passiamo da un equilibrio all'altro. Ecco l'equilibrio è stato. È il cammino. Perché non camminiamo? Ok, va bene, sì, questi Perché sono. camminiamo? Perché il cammino fa parte della nostra vita, noi abbiamo un tracciato e dobbiamo andare Allora, ritorniamo un po' all'essenza del libro. Tu hai detto che il fatto di come si è presidente la galassia, i vari mondi che sono nel cielo, le stelle, eccetera, questa conformazione astronomica fa presumere che non siamo gli unici che abitiamo l'universo e quindi ci saranno altri esseri che popolano altri pianeti su altre galassie, eccetera, eccetera. ma possono essere anche fra Allora, di noi e non lo sappiamo. questo discorso, no? Cioè, tu come lo inserisci all'interno della nostra conoscenza attuale? E come spiega la nostra provenienza, quindi alla luce di questo tuo pensiero, quindi noi da dove proveniamo? Guarda, da dove veniamo e da dove abbiamo preso il nostro imprinting. Non posso non parlarvene perché uscirà il mio libro. Quindi non posso parlarvene. Faremo un altro incontro e affronteremo questo discorso. L'importante
Noi siamo sempre presi dalla particolarità dell'evento. Ma se noi andiamo a misurare solo la particolarità, continuiamo a vivisezionare tutti gli aspetti, non ne veniamo fuori. Noi non abbiamo l'universalità di quello che è la vita. Solo attraverso un concetto universale riusciamo a capire. E come ci arriviamo? Ci arriviamo con un'educazione. C'è uno stato evolutivo. Tu pensa, noi siamo partiti da una macromolecola inorganica inattiva che fa parte del mondo dell'RNA, cioè dell'acido ribonucleico, e quello che attraverso un processo di biosintesi trasforma l'informazione genetica in proteine e ci serve per lasciare il posto a una molecola organica autoriplicata che fa parte del DNA. Cosa vuol dire? Che queste molecole sono costrette a riprodursi sempre più velocemente, altrimenti muoiono. Quindi il tempo, come ci arriveremo? Non lo so. Ritorniamo, scusa, alla figura di Gesù Cristo, no? In questa tua visione di plurimondi, pluripossibilità, no? Quale ruolo ti attribuisci? Allora, io sono convinto che quello che noi chiamiamo verbo, essenza divina, non sia altro che un'energia. Possiamo, su questa terra, perché siamo diversi? Ci sono persone buone e persone cattive. Ci sono persone che aiutano e persone egoiste. Perché hanno un imprinting nel proprio tesoro genetico completamente diversi. Per cui è possibile che queste forme di vita molto avanti tecnologicamente e spiritualmente a noi siano venuti su questa terra, abbiano clonato i nostri la nostra ricchezza genetica e ci ha dato il suo imprinting, ci ha dato l'imprinting di essere una persona buona, ci ha dato l'imprinting di essere una persona cattiva, perché il male esiste tra di noi, lo vediamo. Non c'è merito. Prego? Non c'è merito. Non è che non c'è merito. Cioè, il momento della verità arriva sempre. Ma siamo in una scala evolutiva ancora arretrata, dobbiamo ancora cambiare per capire. Ci sono alcuni che hanno capito o pensano di aver capito, ci sono altri che non hanno capito e ci sono altri che non hanno capito non perché non sono all'altezza di capire, perché non gli interessa sapere. Quando una persona si alza al mattino, ore di lavoro, problemi, figli, famiglia, arriva la sera, non ha la forza di comunicare con i figli, con il proprio consorte, perché è il sistema che ci prende e non ci fa pensare. Quindi quando parlo di edificio sociale, e cambiare chi ci rappresenta, che ha una consapevolezza sociale, che sa come correggere le varie famiglie o intervenire. Poi il passo all'edificio spirituale è automatico, perché se noi siamo migliori, se la società è migliore, abbiamo fatto. Io non sono in grado, però vi posso dire una cosa. Se cerchiamo di dare una definizione di fantascienza, possiamo dire che la fantascienza è la narrazione di un mondo futuro nella quale l'organizzazione sociale, politica e scientifica è diversa. Però la linea di demarcazione fra la realtà
e la fantascienza dipende da quanti problemi umani sono accettabili. Perché in periodi di boom avanziamo tecnologicamente, ricerche, in periodi di crisi no? Perché siamo troppo presi a rattoppare i buchi. Quindi quello che diventerà realtà o quello che rimarrà fantascienza non lo so. Alla fine dell'Ottocento Gillette inventò la lama usaggetta, ma come marketing dovevamo arrivare agli anni 50 del Novecento, eppure fu scoperto molto tempo prima, come la birra uguale. Perché noi viviamo in una gabbia che io chiamo tripode, sono tre piedi, prodotto o servizio che si offre, risorse umane capaci di gestire e il mercato pronto a recepirlo. Io posso avere un servizio o un prodotto innovativo al massimo, con uno staff di tecnici in grado di gestirli, ma il mercato non è maturo. Perché non l'avvio? Che la gente preferiva la penna d'oca, il calamaio, eccetera, eccetera. Luigi, scusa, tu hai parlato all'inizio che esseri superiori provenienti da altri pianeti, da altre galassie, sono scesi sulla Terra per fornire delle conoscenze, dei mezzi, degli strumenti, aiutarli ad evolvere. Quindi tu pensi che arriveranno ancora entità di altri pianeti che ci dovranno certo aiutare in questo cammino? Certo. E che Cristo sia stata una di queste entità? Esatto. Cioè, non possiamo pensare che il nostro Dio, o il Dio di Allah, o il Dio induista, sia quello che governa 1760 anni luce. Governa una parte della nostra galassia. E ce ne sono tanti. Quindi noi siamo figli di padri diversi. Che però provengono da una verità comune. Certo. E quindi l'evoluzione di ogni persona è completamente diversa, bisogna vedere come ha recepito e che incontro ha. Esatto, brava. E allora come ci sarà questa evoluzione generale? Sarà molto difficile. Ma ci vorrà del tempo. Dispari, impari. Ci vorrà del tempo. Io quando negli anni 80 comprai il primo apparecchio telefono portatile, che lo misi in macchina, era un Philips che pesava non so come e che quando entravo nelle officine parlavo, mi diceva qui c'è San Matteo, invece parlavo su viva voce. In 40 anni che passo ha fatto la tecnologia? Oggi col telefonino facciamo tutto. Ci vuole il tempo, però è la buona fede, il credere. La persona che crede è una persona forte, perché Dio ci dà delle sfide, cioè Dio non premia il talento migliore, perché molti talenti non producono nulla. Dio guida la persona che accetta la sfida, lotta, perde, si rialza più forte di prima. Dio ha i suoi programmi, l'essere superiore che gestisce questa ha i suoi programmi. Io non mi ci metto nemmeno a pensare che farà, come sarà, no. Io sono arrivato a una convinzione, non ho paura della morte, perché so che c'è un'altra vita, anzi non vedo l'ora, perché sono curioso che vita mi farà fare. Noi viviamo con dei tabù, con delle cose. Non siamo stati educati fin da bambini a rispettare la morte, perché è un passaggio. Come quando vai a dare un esame, l'hai passato, vai avanti. Abbiamo paura. Ma come, siamo contenti, mettiamo i nastri quando nasce un bambino e siamo tristi quando moriamo.
Cioè, dobbiamo cambiare tante cose. Senta, ma... una cosa, cioè questo tuo pensiero così che praticamente abbraccia, no, tutte le varie discipline religiose, eccetera, con l'idea che ogni paese ha avuto il suo profeta, e questo come lo concili con la tua idea di cristianesimo? Ma sa... L'essere superiore ha programmato tutto. Se un indù, sono stato molto tempo in India, anche tu, però negli anni 20, che accosta la teoria quantistica al microcosmo. Però ci sono due realtà atomiche, due aspetti, che ci fa dire che se io fisso la posizione di un atomo con precisione, con la stessa precisione non posso stabilire la velocità. Allora è intervenuto l'indeterminazione di Heisenberg, fisico premio Nobel degli anni 30, il quale dice: non esistono singolarità nell'universo, esistono tante storie possibili. Se una persona mi dice: ho visto volare un asino, io non mi metto a ridere, io ci credo, perché tutto è possibile. Arriviamo all'ultimo punto, i tre edifici. Gesù disse ai giudei: distruggete il Tempio di Salomone e io ve lo ricostituirò in tre giorni. Com'è possibile? Che significato ha questo? Il significato è che abbiamo un edificio morale, un edificio sociale e un edificio spirituale. Cosa vuol dire? L'edificio morale è l'individuo. La famiglia è il mattone sulla quale si costruisce la società. La scrittrice Carol Stern, tedesca morta, diceva che il male dell'umanità è una famiglia senza padre e una società senza madre. Dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti all'interno della nostra famiglia, comunicare di più con i figli, comunicare con il nostro compagno, con la nostra. Veniamo all'edificio sociale. Per edificio sociale che si intende? Come noi mandiamo i nostri rappresentanti nelle varie istituzioni facendo parte dello Stato sovrano o internazionale. Nel Settecento nacque una corrente filosofica che era l'illuminismo, e ebbe anche un'applicazione politica per merito di Napoleone Bonaparte. Il padre è stato il filosofo inglese John Locke. Cosa dice l'illuminismo? Che l'uomo non si salva per merito di esseri superiori che scendono su questa terra per dargli una mano, no? Per il suo libero pensiero. E in questi 300 anni i danni che ha combinato l'illuminismo sono incalcolabili. Lo scontro fra religione, fra scienza, supremazia, diatribe, colpa dell'illuminismo. L'illuminismo introdusse due concetti. Primo, uguaglianza sociale. Secondo, sovranità popolare. Tutti contenti, tutti allegri. L'uguaglianza non esiste, ognuno di noi ha un DNA diverso dagli altri, 8 miliardi e mezzo di persone hanno un DNA diverso l'uno dall'altro. Deve esserci un'eguaglianza sociale, perché la parte più forte ha il dovere di proteggere la parte più debole. E questo non perché siamo uguali, ma perché viene da un atto di bontà e di solidarietà che viene dal profondo del nostro. Poi se parliamo della sovranità popolare, il popolo comanda. Il popolo non ha mai contato nulla. Nei millenni
è stato sempre oggetto, succube, di poteri politici che si sono alternati nella conduzione sociale e politica della società. Con la rivoluzione americana, non il popolo americano, i commercianti di cotone americano pose fine all'egemonia commerciale dell'Inghilterra con l'indipendenza. Non è stato il popolo. Rivoluzione francese, la borghesia aveva accumulato ricchezze enormi. E la nobiltà gli stava scomodo. Quindi hanno messo su il popolo con questa famosa rivoluzione per eliminarli. Veniamo poi alla parola magica, suffragio universale. Tutti hanno diritto di votare. È vero, il voto non deve fare distinzione fra sesso, fra cultura, tra colore della pelle, no. Però dovrebbe andare a votare chi dimostra di avere una consapevolezza sociale. Se io passo davanti a un autosalone, vedo una bellissima macchina e ho i soldi, mi viene voglia di comprarla e ti faccio un giro. Non posso, perché prima devo avere un documento che mi abilita alla guida di quel mezzo. Quindi devo dare un esame. Soltanto passando l'esame, ho la patente, posso entrare nell'autosalone, comprare la mia bella macchina e girarci tutto. Quindi la sovranità popolare non esiste. Ultimo edificio spirituale. La parte più eterea del corpo umano cerca di istruire la parte materiale a fargli capire quanto è importante di essere consapevoli della coscienza. La coscienza è il segreto di Dio. È la coscienza. La coscienza ci dà l'immortalità e diventare immortali non vuol dire non morire. Vuol dire morire capendo che la morte non esiste. Quindi mentre tutte le forme intelligenti di questo corpo anelano ad arrivare all'immortalità, la vita invece è eterna. Ecco, vi ho un po' preso un po' di tempo, ma questo è quello che io volevo dire. Cioè, tutti questi aspetti fanno parte del mio libro, anche se nel libro non c'è traccia. Il libro è un veicolo che vi prenderà per mano e vi accompagnerà attraverso centinaia di migliaia di anni, nel corso dei quali esseri superiori sono scesi sul pianeta Terra per accelerare la scala evolutiva dell'essere umano e farlo entrare in un consesso galattico con grosse innovazioni sociali e politiche. Il primo capitolo parla di come l'uomo di Heidelbergensis fece posto all'Homo sapiens. Noi siamo Homo sapiens, siamo minidi. Noi deriviamo dall'Homo sapiens. Secondo parla del mulino dei venti. Il terzo parla di come la scrittura è nata, la scrittura sillabica, uniforme, che è il presupposto di quello a ideogramma, la figura. Il quarto capitolo parla della crudeltà dell'impero assiro e dei giardini di Indra, molto piacevole, e l'ultimo parla di un futuro che ancora non c'è. Questo è quanto. Allora, effettivamente hai messo sul tavolo tutti gli argomenti che più o meno hai ispirato nel libro, hai messo anche, diciamo, in maniera... Mi auguro semplice. No, in maniera anche,
contraddittori alcuni tra di loro, eccetera. Quindi adesso io, ritornando un po' a una linea. È possibile che di fronte a una vastità del cosmo noi siamo l'unica forma intelligente vivente, l'unica specie? Se ci fermiamo alla Via Latte, che è un 50 milionesimo del cosmo, alcuni astronomi dell'Università di Berkeley in California e alle Hawaii hanno avanzato un'ipotesi che tra le stelle simili al Sole, una su cinque ha un pianeta clone della Terra. Il che vuol dire che solo nella Via Lattea, appena 100.000 anni luce, ci sono non meno di 8 miliardi e 800 milioni di pianeti cloni della Terra. Cloni perché? Perché hanno la stessa fascia abitabile rispetto alla loro stella di riferimento e perché ha sempre la presenza dell'acqua liquida sulla superficie. Quindi siamo gli unici. Non c'è nessuna teoria scientifica che vi può smentire che nel cosmo ci sono altre forme di vita come la nostra. Alcuni sono arretrati come scala evolutiva, altri sono molto più avanti. Einstein diceva che è impossibile muoversi ad una velocità superiore alla luce, perché lui considerava l'unica singolarità, che è la sua teoria ristretta, della massa. Ma ci sono altre singolarità che caratterizzano il cosmo, lo spazio continuo temporale. Dice sì, perché aumentando la velocità aumenta la massa, è vero. Se noi arriviamo al 99,99% della velocità della luce, la massa aumenta di 22 volte. Il che vuol dire che se io peso 80 kg arrivo a pesare 1760. La presenza dell'essere umano su questo. Partendo dal 50.000 anni indietro, sono passati su questo pianeta 110 miliardi di esseri umani. Nel 1000 eravamo appena 400 milioni. Oggi siamo 8 miliardi e 600 milioni di persone. E questo numero sarebbe molto di gran lunga superiore, avvicinandoci ai 10 miliardi, se nei secoli scorsi epidemie e guerre non avesse decimato 300 milioni di persone. La peste nera in Europa causò la morte di 25 milioni su 80 milioni che l'abitavano. La prima guerra mondiale ha fatto 37 milioni di morti. La spagnola 50 milioni di morti. E la spagnola non è che l'epidemia è nata in Spagna. Durante la prima guerra mondiale i paesi belligeranti preferivano non parlare di questa pandemia molto seria. Quindi, siccome la Spagna era un paese neutrale, i giornali spagnoli iniziarono a parlare di questa pandemia che ha causato appunto 50 milioni di morti. La seconda guerra mondiale, 70 milioni di morti. L'asiatica, che noi l'abbiamo vissuta, 5 milioni di morti. Per non parlare della Shoah, 6 milioni di ebrei su 9 milioni di ebrei che abitavano l'Europa. Per non parlare dell'impero ottomano che ha trucidato fra il 1915 e il 1919 2 milioni di armeni. Per non parlare della
dalla pazzia stalinista che ha creato la morte di 60 milioni di persone, non solo per le epurazioni politiche ed etniche, perché con la collettivizzazione forzata delle terre c'è stata una carestia che ha fatto fuori tutta questa gente. E il paese che ha patito sempre di più, che è la spina per la Russia, è l'Ucraina, che era il granaio d'Europa. Tant'è vero che hanno ribattezzato questo periodo con una parola a loro donna che significa sterminio per fame. Come non parlare della pazzia di Mao Zedong, che ha eliminato 40 milioni di persone, o il generale Pol Pot in Cambogia, che ha ucciso 6 milioni su 9 milioni. Ora, la specie umana riuscirà a conservarsi su questo pianeta? Ce lo domandiamo.